Siamo qui a Piazza Matteotti con l'associazione Giuliano Bene Comune di Ultras del Giuliano. Parliamo con il presidente Giuseppe D'Altero. Come mai questa mattina? Allora, salve, buongiorno. Siamo presenti questa mattina per un'iniziativa, proprio per una petizione per lo stadio del ristoro di Giuliano, dove negli ultimi giorni è stato incendiato. Ma questa insomma è la prima volta che siamo qui a chiedere qualcosa per lo stadio. Il comune ha già risposto ad altre domande, oppure sono rimasti su questa questione? Allora, noi siamo partiti con la prima petizione con la giunta pianese, dove ci avevano promesso anche loro di sistemarlo e di metterlo a disposizione della società calcio giudice. Poi il comune è stato sciolto per infiltrazione camorristica e c'è stato l'evento dei commissari. Già dall'anno scorso noi, insieme a tutta la sede Giuliano Cumani, ci siamo impegnati ad avere dei colloqui con i commissari, però in breve vi dico che ci sono stati vari colloqui, però le risposte sono state nulla da parte dei commissari, cioè sono rimasti sordi alle nostre richieste. Permettimi, scusami, presidente, il club Cumano, noi siamo stati presenti in questa stagione all'inaugurazione, è stata una grandissima festa con lo staff tecnico e calciatori. La squadra peregrinato, abbiamo, dicevamo prima, da tantissimi campi, Mugnano, Bacoli, Orta di Atella, Giuliano, Merder De Cristoforo, i sacrifici della famiglia Sestile, della società, di chi avrà la guida della società al di là del cognome, la famiglia Sestile ha fatto tanto per Giuliano, i giulianesi meritano il De Cristoforo, vogliamo gridare a chiare lettere sin da stamattina con questa bandiera giallo-blu, con questa raccolta di firme, il Giuliano merita il De Cristoforo. Allora, sono pienamente d'accordo che Giuliano merita di avere anche una squadra come Giuliano Calcio, ma noi siamo sempre stati vicini alla società Giuliano Calcio, in qualità dove un imprenditore come Sestini, in questo territorio martoriato e malfamato, ha avuto il coraggio di metterci la faccia e i soldi. Allora noi siamo sempre vicino a loro, perché per noi... Siamo vicini, allora, il tuo appello a Sestile, che vedrà questo video, il tuo appello. Il mio appello che faccio al Presidente è di non mollare, perché le persone per bene a Giuliano devono rimanere e devono combattere per questo territorio. Perfetto.